per Fano, sabato prossimo 16 settembre sarà il D-Day. Infatti sono attesi oltre 150 ex commilitoni provenienti da tutta Italia che hanno fatto il CAR nella caserma Paolini in occasione del primo raduno militare 28° Reggimento Pavia. Questa adunata, partita dalle fulgide menti di Luca Valentini e Silvano Clappis, abbracciata in men che non si dica da Luciano Cecchini di Alberghi Consorziati, che della caserma e delle sue illustri presenze ne sono profondi conoscitori. Ma senza andare a scomodare famosi politici e rock star passati per la Paolini, che per 30 giorni hanno fatto di Fano la loro casa, gente comune che magari si è stabilita a Fano mettendo su famiglia o abbia incontrato la sua futura moglie e poi è ritornata al paese d'origine, hanno subito risposto con entusiasmo a questa brillante operazione a Marcord. Quindi è un'occasione per la città per riospitare tante di queste persone che tornano a rivisitare la città, diventa anche un'occasione di promozione e di richiamare l'attenzione su Fano. C'è ancora quella piazza? C'è ancora quella pizzeria? E nel lungomare c'è ancora questo o quello? La caserma è operativa? Che fine hanno fatto quello o quell'altro? Tante domande, sempre di questo tono, sono arrivate agli organizzatori in queste settimane da tutti coloro che hanno chiamato per dare la loro adesione e testimonianza dei ricordi indelebili e delle esperienze simili a tanti giovani che in anni particolari come gli anni 70-80 hanno lasciato nelle menti degli ex commilitoni per i quali è stata predisposta una fitta agenda di appuntamenti a partire fin da sabato mattina. Con l'arrivo del sabato mattina abbiamo la piazza che è 20 settembre col mercato, poi i commilitoni naturalmente vorranno girare e vedere la città, i posti dove hanno trascorso il periodo della leva. Alla sera, il sabato sera, dopo le 21 faremo questo revival di DJ dell'epoca. La domenica invece ci sarà una bellissima cerimonia dentro la caserma Paolini, dove verrà data l'alzabandiera, la Santa Messa e naturalmente le foto di gruppo, tutte le autorità militari e civili saranno invitate.